Radio.0 presenta Napoli Magazine. Buon pomeriggio a Salvatore Caiazza, responsabile dei servizi sportivi di Roma. Ciao Salvatore. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi. Allora, in questa settimana si parla molto, molto, molto di mercato e poco di calcio. Della serie non abbiamo imparato nulla. No, e sai, quando non c'è campionato, non c'è calcio giocato, allora si punta tutto sul mercato. Che non guasta, però io credo che da questo lunedì, quindi da oggi, bisogna concentrarsi su queste due sfide che sono importanti sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda, voglio dire, il Parma deve rinascere in campionato dopo la batosta in casa della Juve. Per quanto riguarda la Champions League, devi andare a Dortmund contro un Borussia che in casa fa paura e che anche un pareggio non servirà a nulla ai tedeschi, mentre a noi ci consentirà di passare il turno ufficialmente. Quindi bisogna concentrarsi, evitiamo di parlare di mercato, Antonelli, Xavi Alonso, Mascherano, scherzo, c'è tempo per poter acquistare questi calciatori. Adesso io mi concentrerei sinceramente su quello che deve essere il Napoli di sabato e di martedì prossimo. A partire dal Parma, che è allenato sempre da un certo Donadoni, che come dire non è mai stato tenero nei confronti del Napoli, e quindi è una partita che sicuramente il Napoli dovrà giocare al massimo, come sempre d'altronde. Sì, ma io credo che il campionato ha insegnato che nessuno ti fa regali, non c'è una squadra, diciamo, troppo materasso. L'ho dimostrato anche il Sassuolo, che oltre al punto in casa nostra è andato a prendersi un punto in casa della Roma. Quindi non esistono partite facili, poi dall'altra parte ci sono comunque dei calciatori bravi, ci sono dei calciatori con dente avvelenato, e mi riferisco a Gargano, che avremo come avversario, c'è Cassano, c'è Palladino, ci sono tutti i calciatori bravi, e come giustamente dicevi tu, c'è un allenatore che è andato via troppo presto da questa piazza e che ci tiene sempre a lasciare un brutto ricordo a Napoli. Speriamo di no. Senti Salvatore, a proposito della partita con il Parma, è chiaro che bisogna attendere l'arrivo di tutti i nazionali, tra l'altro è stata una fine settimana un po' da brivido, un po' thrilling, no? Per i giocatori napoletani, perché Higuain ha rischiato di farsi male seriamente, Berami, se non sbaglio, ha avuto qualche problema, si era diffusa questa voce di un infortunio al Biol, insomma, fortunatamente sembra che però tutte le tessere, tutti i muscoli, tutte le ossa stiano a posto. Sì, ma dai, gli impegni nazionali, delle nazionali, i voli, comunque arrivi da un ciclo terribile dove si è giocato ogni tre giorni, e quindi non è che vai lì e ti vai a riposare. Ognuno poi con la maglia della propria nazionale, anche se si tratta di amichevoli, ci viene a fare bene. Stasera vedremo Insigne e Maggio, ci saranno Hiller e Gemaili con la Corea. L'unica cosa buona, Michele, è che si gioca di lunedì, e quindi domani almeno quelli che giocano in Europa già torneranno a casa. Gli spagnoli giocheranno domani, mi riferisco lo spagnolo a Reina, che non dovrebbe neanche, voglio dire, giocare. Quindi in questo tour di nazionali mi sembra che ci è andata bene, non come quando c'erano le qualificazioni, che addirittura i calciatori arrivavano di giovedì e si giocava di venerdì, e mi riferisco alla vigilia della partita con la Roma. Quindi insomma tutti tranquilli. Però Salvatore, una domandina proprio veloce sul mercato la faccio, un po' in contraddizione con quello che dicevo all'inizio, anche perché insomma, con le dichiarazioni di De Laurentiis diciamo che c'è da stare tranquilli, perché mettere 50 milioni di euro a gennaio significa avere un potere d'acquisto, se vogliamo utilizzare un termine molto impegnativo, un potere d'acquisto superiore agli altri. Sì, io credo che dal punto di vista del mercato e degli investimenti bisogna stare tranquilli, perché ormai il Napoli ha alzato il suo
il suo budget, apportando a casa il Biol, Reina, Higuain, quindi con Benitez andiamo sul sicuro, perché sicuramente lui andrà a prendere calciatori che giocano a certi livelli, quindi per gennaio credo, mi auguro, anche se di affari buonissimi nella sessione invernale non si fanno, però sai, con Benitez lì, con i soldi in tasca, puoi andare a bussare a qualsiasi società e portarti a casa il pezzo pregiato che ti serve, perché diciamocela tutta, Michele, a questo Napoli serve qualcos'altro rispetto a quella che è la Juventus o la Roma o la stessa Fiorentina, che sta facendo dei grandi risultati, dei grossi risultati, nonostante non abbia a disposizione Mariolino Gomez. Quindi voglio dire, dobbiamo rinforzare qualche settore, qualche reparto. Al centrocampo siamo sempre a tre, si sono fatti male gli esterni, non sappiamo Zuniga come torna, Mesto quando tornerà, quindi io credo che Napoli sotto questo punto di vista, e poi manca sempre, voglio dire, non uno come Higuain nel senso di vice, ma un altro attaccante che possa fare bene, nulla contro il giovane Duvan Zapata, però qualcos'altro ci vuole là davanti. E subito immediatamente ci rituffiamo in diretta su Napoli Magazine. Voglio presentarlo così, perché mentre spulciavo qui e lì su Facebook, no, per rispondevo un po' agli amici che ci scrivono su Facebook, c'era, vabbè, il solito messaggio contro i politici: io, questo è il fratello di, questa è la cognata di, questa è l'amante di. Allora, il nostro prossimo ospite non è né stretto né lontano parente di Mario Monti. Gianluca Monti, buon pomeriggio. Ciao Michele, buongiorno a voi. Per dire che non è un raccomandato, quindi insomma. Considerato che il direttore della Gazzetta di cognome fa Monti, potrebbero pensare male, in effetti. Quindi insomma è tutta farina del suo sacco. Gianluca, allora, dicevo prima, un Salvatore Gagliazza. Il mercato, il discorso mercato ci sta distraendo un pochettino, per carità, è giustissimo, anche perché quando ci sono le soste per la nazionale solitamente si punta anche su altri argomenti. Il mercato poi dura 12 mesi all'anno ed è impossibile farne a meno. Però iniziamo a parlare prima del campo e poi casomai parliamo delle trattative. Arriva il Parma, squadra che negli anni scorsi ci ha anche tirato qualche brutto scherzo, poi c'è anche Donadoni. E diciamoci la verità, non ha mai digerito quell'esonero. Quindi mi sembra giusto quanto hai detto, innanzitutto sul discorso mercato, perché è proprio fisiologico che nel momento della sosta si finisca con il parlare di altri argomenti che non siano magari strettamente il campo. Certamente da oggi pomeriggio il Napoli si rituffa e dobbiamo farlo anche noi sul terreno di gioco, su questo lungo volatone fino praticamente a Natale, in cui secondo me si capirà tanto della stagione del Napoli, soprattutto in Champions, magari un po' meno in campionato. Però occhio al doppio impegno, perché ci sono avversari che magari non sono trascendentali. Il Parma secondo me è una di queste, nonostante qualche nome altisonante, però se non l'affronti psicologicamente con la dovuta concentrazione rischi di perdere punti che poi magari alla lunga si rivelano importanti. Quindi occhio a questa trappola, soprattutto, ripeto, dal punto di vista psicologico, perché in questo momento nel calcio italiano tra le prime 5 e le altre mi sembra che il divario tecnico sia abbastanza chiaro. Quindi si ritorna a parlare di approccio alla partita, che è stato un argomento spesso dibattuto e in ordine cronologico subito dopo la partita di Torino. Sì, questo è uno degli argomenti chiave per capire magari dove il Napoli può ancora tutto sommato migliorare. Secondo me è stato bravo nell'approcciare praticamente tutte le gare, ad eccezione forse di quella con il Sassuolo, che però ha rappresentato più un problema dal punto di vista dell'organico, dell'amalgama, del turnover con tanti cambi, che non secondo me un problema di sottovalutazione dell'avversario. Piuttosto il Napoli ha alcune grandi sfide, non le ha affrontate nel modo giusto, mancando un pizzico di nervo proprio nell'approccio alla gara. Sono convinto che con il Parma questo tipo di problema non si dovrebbe presentare, proprio perché il Napoli ha già dimostrato, ripeto, di gestire bene il doppio impegno,
paradossalmente di soffrire però un po' troppo le pressioni delle grandi sfide, e allora magari vediamo a Dortmund come va, perché è la prima sfida da dentro a fuori. È anche vero che lì il Napoli praticamente ha tutto da perdere, perché in caso appunto di sconfitta la situazione si mette davvero male. Allora vediamo appunto come il gruppo riesce a gestire questo tipo di situazione, che fin qui ha creato qualche problema. Magari è soltanto una casualità, magari per la legge dei grandi numeri si fa il risultato proprio in casa del Borussia, si passa il turno in Champions e si compie un'impresa. Tra l'altro, insomma, veramente la partita di Dortmund, Gianluca, può essere già il primo spartiacque della stagione, perché ricordiamolo sempre, con un pareggio siamo già agli ottavi praticamente, mentre perdendo poi bisogna giocare alla morte contro l'Arsenal, sempre con questa spada di Damocle anche di una non qualificazione, di una possibile non qualificazione agli ottavi. Sì, è uno snodo fondamentale anche in prospettiva mercato, tornando a quello che magari ci siamo detti all'inizio, perché fare il risultato lì e qualificarsi vuol dire anche poter già pianificare in pratica gli investimenti da fare a gennaio, altrimenti è difficile ipotizzare che Napoli vinca 3-0 sull'Arsenal e passi il turno con i famosi 12 punti. Più facile, tra virgolette, aggrapparsi eventualmente alla speranza che il Marsiglia possa poi fermare nell'ultima giornata il Borussia Dortmund. Lì siamo di fronte appunto al primo turno della stagione, e da qui a fine anno in campionato ci sono un paio di sfide che magari lasciano qualche trappola per strada, mi riferisco ovviamente all'Inter, ma anche al match in casa della Lazio. Però tutto sommato il cammino in Italia mi sembra abbastanza agevole. Adesso la partita da non sbagliare è assolutamente quella di martedì. Assolutamente, una partita tra l'altro veramente, veramente difficile. Però ecco, a proposito proprio della legge dei grandi numeri, sto Marsiglia un punto pure dovrà farlo, insomma un risultato pure dovrà farlo, maledizione. Sì, in effetti, allora, la Champions non è una manifestazione come le altre, nel senso che dal punto di vista economico regala tanti soldi a squadre che magari sono praticamente fuori dai giochi, come nel caso del Marsiglia, ma anche con un pareggio, con una vittoria possono tirar su qualche euro mica da ridere, quindi bisogna tener conto di questo fattore e quindi non pensare a nessun tipo di magari approccio sbagliato da parte del Marsiglia per mancanza di motivazioni. Secondo me il problema è proprio anche lì il divario tecnico. Se il Marsiglia è a tutti gli effetti la Cenerentola di questo gruppo, e lo ha ampiamente dimostrato, ha dato punti un po' a tutti senza magari riuscire quasi mai a mettere in difficoltà l'avversaria. Come dici tu giustamente, appelliamoci a questo dopo magari aver lasciato tutte le energie in campo a Dortmund. In caso di sconfitta, in effetti si può anche fare un pensierino ad un risultato positivo, ripeto, del Marsiglia, soprattutto in casa all'ultima giornata contro il Borussia. Pensare che vada a scippare così un pareggio all'Arsenal, all'Emirates, mi sembra sinceramente difficile. E al volo, rimaniamo in Inghilterra, la pista che porta a Liverpool è quella giusta per il mercato? Secondo me no, secondo me è difficile in questo momento strappare il giocatore a Liverpool, che sta facendo non bene ma benissimo. Devo che Benitez può tutto in sede di mercato, l'ha dimostrato, ha preso giocatori che io personalmente non mi aspettavo che sarebbero potuti venire a Napoli, ha preso tre giocatori di altissimo livello dal Real, ha preso un giocatore come Reina a Liverpool. Però a gennaio pensare di andare a strappare giocatori alla squadra che praticamente sta lottando per il campionato inglese, e lo dico anche per il Barcellona, per Mascherano, mi sembra tutto più difficile sinceramente. Probabilmente forse più per Montoya. Sì, magari si può fare questo tipo di discorso, ma per un giocatore che prende scadenza 2014 mi sembra davvero difficile che il Barcellona si accontenti di pochi spiccioli dei quali non ha bisogno, può portare il giocatore a scadenza. E il Napoli in questo momento è concentrato penso più su un centrocampista e su un difensore, poi anche su un esterno, perché bisogna capire il rendimento di Pepe Yeh, bisogna capire anche e soprattutto come tornerà Zuniga, perché di mesto ne possiamo ampiamente parlare a primavera. Assolutamente. Gianluca, grazie, buona settimana, forza Napoli. Sempre, grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Gianluca Monti, e subito buon pomeriggio e buona settimana al nostro grande centrocampista Oscar Magoni. Buon pomeriggio, Oscar. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora,
Molto molto mercato in questi giorni perché c'è la nazionale, quindi io dico insomma che colpevolmente ci si concentra sul mercato, però insomma è anche un po' il gioco delle parti. Oscar, tantissimi nomi, ma i nomi alla fine insomma interessano poco, perché fino a quest'anno De Laurentiis sosteneva, forse anche giustamente, che a gennaio non si fanno grandi affari, però quest'anno ha annunciato una cosa importante: ci sono 50 milioni di euro da spendere, che a gennaio, mi insegni, sono un'enormità. Sì, una cifra molto importante che Napoli ha a disposizione. Credo però che tutte queste trattative di gennaio siano molto complesse per semplice fatto che il Napoli sta contattando giocatori di altissimo prestigio, impegnati nelle loro squadre in altissime competizioni, e sono giocatori protagonisti in questo momento nelle loro squadre, e credo che sia molto difficile che possano spostarsi. Quindi credi che il Napoli riuscirà, con la forza dei soldi, visto che ce ne sono pochissimi non solo in Italia ma un po' dappertutto, a convincere società e giocatori a venire a Napoli, o la vedi comunque dura? La vedo dura perché, se facciamo riferimento a Mascherano, un giocatore che sta guadagnando tanto a Barcellona, gioca nel Barcellona, e non vedo quale ci possa essere un buon motivo per poter venire a Napoli, insomma, ad esempio. E così anche per altri giocatori che sono protagonisti nelle loro squadre, sono comunque ben pagati e non sono giocatori emergenti, sono giocatori già affermati, dunque possibilità di convincerli anche a livello economico credo che non sia sufficiente in questo momento. Quanto può contare Benitez? Sicuramente molto, perché se la strategia di mercato è dettata dalla società e soprattutto dal mister, credo che il mister voglia giocatori che lui conosce già, che con il quale ha già magari forse anche lavorato o che ha una conoscenza tale da poter essere influente. Però poi alla fine bisogna mettere insieme gli interessi delle società, degli agenti, del giocatore, e dunque mi sembra molto complesso riuscire a fare il colpo di mercato importantissimo a gennaio. Lo vedo molto più semplice farlo nel mercato estivo. E qui forse, Oscar, bisogna un po', come dire, mangiarsi le mani per quello che poteva essere fatto e non è stato fatto, perché, diciamoci la verità, con l'emergenza che ha il Napoli in questo momento, soprattutto in difesa per gli infortuni e quant'altro, sì, veramente insomma ci fa rimpiangere il fatto di non aver completato la squadra in estate. Lo so. Sì, forse questo sì, però in quel momento la squadra era fatta anche bene, secondo me, e nessuno può preventivare gli infortuni che poi ci sono a settembre-ottobre, nessuno ha la sfera magica per poter sapere chi si fa male e in quale reparto. Naturalmente il Napoli ha cambiato molto, se torniamo indietro 3 mesi fa c'erano molte perplessità su tanti giocatori, perché semi sconosciuti o giocatori tipo Fernandez, che era già a Napoli ma doveva confermarsi, il cambio di modulo se ne è parlato molto, dunque tante novità, tanti problemi da risolvere, tanti quesiti da sciogliere, e credo che il Napoli piano piano li ha snodati tutti, e naturalmente in questo momento vive una fase di emergenza e determinati ruoli il Napoli lo sa bene, e dunque stanno cercando di fare il meglio possibile per tamponare, ma ripeto, portare Mascherano ad esempio, un giocatore così, in una squadra vuol dire cambiare il volto di una squadra, dunque non credo che sia tanto il problema poi del terzino destro, del terzino sinistro. Mascherano è un giocatore centrale che gioca a centrocampo, gioca in difesa, non è un esterno, dunque il problema dell'esterno l'avresti comunque. Per chiudere, Oscar, la partita contro il Parma, quali insidie nasconde? Tutte le insidie del calcio italiano, delle squadre medie italiane, che hanno buona organizzazione, che hanno ottimi elementi, che hanno 2 o 3 giocatori diciamo sopra la media, come Amauri, come Cassano stesso, giocatori di prospettiva molto giovani, anche molto giovani, e dunque un allenatore che conosce bene il campionato, tatticamente molto preparato, una delle tante partite del campionato nel quale bisogna giocare al massimo, perché la partita sicuramente non è una partita facile. E quindi bisogna stare molto attenti e approcciare la gara subito, immediatamente, con la testa giusta.
Naturalmente sì, questi giocatori lo sanno e bisogna avere un'applicazione sempre. Il calcio italiano insegna questo rispetto forse agli altri campionati, che tra le squadre grosse e le squadre medie la differenza nella partita secca è molto sottile, e dunque questo da sempre è stato così in Italia. Non sarà il campionato più esaltante, più spettacolare, ma certamente rimane il campionato più equilibrato e più difficile. Napoli Magazine. Buon pomeriggio e buona settimana a Tony Iavarone. Buon pomeriggio, Tony. Buongiorno a te e un saluto ai radioascoltatori. Tra poco ci raggiungerà anche Antonio Petrazzuolo. Dicevo, una canzoncina allegra che mi dà la possibilità subito di affrontare un tema con te, Tony. Proprio partendo dalla chiusura del tuo editoriale. La sosta è servita a poco, se non a ingolfare muscoli e motori, ma soprattutto ora sta arrivando veramente il generale inverno, mentre fino a ieri sembrava estate, sembrava primavera, ma non esageriamo. Sì, beh, insomma, in generale questo sarà anche un problema, come al solito, che quest'anno noi andremo a trovare con il campionato, che avrà una durata minore, quindi sarà cadenzato da numerosi turni infrasettimanali e serali. Insomma, ci spiegheremo probabilmente di nuovo con il problema dei campi ghiacciali, delle partite che vengono fatte in strutture che non sono assolutamente funzionali. E proprio di oggi, come saprai, la notizia è che domani il governo, attraverso un emendamento alla ex finanziaria, chiamiamola così, inserirà questa modifica per quanto riguarda la costruzione e la riattazione dei nuovi stadi. Quindi, insomma, siamo vicinissimi, siamo a un passo da quella che può essere la svolta del calcio italiano, e quindi torneremo anche di nuovo su quella che invece è la querella che è in corso da qualche tempo, da un po' di mesi, tra il Napoli e il Comune sul futuro dello Stadio San Paolo, sulla concessione, su che cosa bisogna fare, su che cosa non bisogna fare. Insomma, questa fase sarà senz'altro superata da questo emendamento, che prevede anche uno snellimento della fase burocratica e anche la possibilità per chi investe negli stati di costruire delle strutture di tipo europeo con centri commerciali, musei, insomma, per far sì che gli stati, anche se di minore capienza, possano essere ospitali, soprattutto per le famiglie, insomma, quel famoso progetto di andare allo stadio come andare al teatro. Naturalmente bisogna sperare, augurarsi che questa legge sia fatta con tutti i crismi, Tony, casomai prendendo anche esempio da quello che è successo in altre nazioni che hanno avuto questa possibilità, e soprattutto arrivata la legge, speriamo non arrivi l'inganno, ma che finalmente, come dicevi, una volta e per tutte cali il sipario su questa commedia eterna tra Comune e Società Sportiva Calcio Napoli sul San Paolo. Beh, questo sì, senz'altro, anche perché è una società che è cresciuta tantissimo, ha bisogno anche di un biglietto da visita importante, soprattutto in quelle che sono le manifestazioni internazionali come la Champions o altre forze di minore livello, perché lo Stadio San Paolo non sia assolutamente presentabile in quello che è il contesto europeo e internazionale, è un dato di fatto, visto che non è nemmeno presentabile per quanto riguarda l'Italia. Si tratta di dare la possibilità ai tifosi che pagano anche parecchio per assistere alle partite, di frequentare lo stadio innanzitutto in piena sicurezza, quindi con meno venature di violenza e microcriminalità dal stadio, e poi avendo la possibilità di avere i servizi necessari per assistere a una partita, il posto a sedere, il parcheggio, la toilette, che nel San Paolo è una specie di è un miraggio. Quindi si tratta di ripristinare all'interno dello stadio quella normalità della quale tutti abbiamo bisogno e attraverso la quale tutti ci facciamo promotori di un modo di pensare che riporti la città a quelli che sono gli standard delle grandi città europee. E con noi c'è anche Antonio Petrazzuolo. Antonio, buon pomeriggio. Con noi c'è Tony Iavarone, chiaramente. Scusate il ritardo recinto di un noto film. Ciao, grande Tony. Ciao, Antonio. Tony, io sono molto d'accordo con il tuo editoriale che hai pubblicato su napolimagazine.com. Ci è mancato tantissimo il campionato, perché effettivamente non riusciamo a stare, no? Senza il Napoli, poi soprattutto se questa sosta arriva ed è arrivata in concomitanza con una sconfitta
bruciante, ma alla luce di quello che sarà anche l'impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund, dove il Napoli comunque è impegnato in Champions, in un crocevia sicuramente difficile, credi che sia opportuno così fare una rotazione pesante in vista del Parma oppure no? No, non credo che... Io non farei nessuna rotazione pesante. Io parto da un concetto che non è di oggi, ma è un concetto che mi accompagna da anni, che in altri sport, dove tra le altre cose l'impegno e il ritmo è maggiore che nel calcio, la pallacanestro soprattutto, nei campionati professionistici, cioè per antonomasia il campionato professionistico è la NBA, si gioca due volte a settimana, ma si gioca anche tra la Est e la West Coast, cioè praticamente si gioca, come dire, da Napoli a Mosca e da Confusi orari diversi. Quelli sono degli atleti di primissimo piano e riescono a sopportare, diciamo, questa sorta di stress che riguarda gli impegni ravvicinati. E nel caso non è così, veniamo da una lunga sosta, abbiamo detto, da 15 giorni, dove speriamo che i muscoli non siano imballati, ma che siano belli, pronti e scattanti. E poi non dimentichiamo che il Napoli non può perdere di vista il campionato, anche perché, insomma, nonostante la sconfitta con la Juventus, la posizione del Napoli lì è molto vicina a quella che è la testa della classifica, e sarebbe un peccato di Dio doversi, come possiamo dire, trovare in una situazione di inferiorità nel momento in cui le altre squadre sprintano e vanno avanti. Poi, insomma, noi giochiamo contro una squadra che non è assolutamente una squadra materasso, che ci può dare parecchi problemi, soprattutto sulle fasce, insomma, e soprattutto per come gioca Donadoni. Non è assolutamente una partita di poco conto. E poi è la partita che dovrà servire a rinfrancare la squadra e l'ambiente dalla brutta sconfitta con la Juventus, che, diciamo, è la terza che il Napoli subisce contro gli avversari di pari livello, voglio dire Roma e Arsenal. Quindi credo che più che tornare, più che fare dei turnover massicci, Benitez dovrà trovare i tuoi giusti, i migliori, ovviamente i titolari che hanno la forza e danno garanzie, danno questo genere di garanzie, e magari ripensare un po' alla sistemazione in campo di alcuni giocatori, per far sì che il Napoli non sia solamente una squadra naturalmente spettacolarmente sbilanciata, voglio dire, perché il Napoli è una squadra che ha tanti attaccanti, ma che recuperi la fase difensiva e che faccia sì che, per esempio, Hamsik sia un po' più indietro rispetto alla sua posizione attuale, non tanto per difendere, ma anche per difendere, ma soprattutto perché quello è il posto attraverso il quale, diciamo, in ideale posizione di centro a sinistra del centrocampo, Hamsik ha la possibilità di inserirsi, di fare questi inserimenti che sono devastanti, sia perché lui va in rete, sia perché apre dei varchi, ma di coprire, soprattutto di far sì che insieme a Berani, Iller o Zemail quando giocheranno saranno uno scudo alla difesa, che già di suo ha dei problemi, e che ha anche dei problemi, come abbiamo visto, sui due esterni bassi, perché anche volendo lì non si può cambiare nulla, in attesa poi che il nuovo acquisto riesca ad avere la forma, in attesa, ma credo si parlerà di gennaio, del ritorno in campo di Zuniga. Secondo me Benitez ha riflettuto in questi giorni, mi pare che sia stato in Inghilterra e che sia stato così a contatto con il verde e la campagna inglese, che avrà senz'altro fatto sì che le sue meditazioni siano state più profonde, e quindi credo che anche su quello che in generale è il sistema di gioco possa rivedere qualcosa. Giusto. Caro Tony, per chiudere invece ti chiedo un po' di mercato, perché come sai durante la sosta non abbiamo nulla da fare, allora ci inventiamo migliaia di nomi sul taccuino di Bigon, no? Sì, un po' di trattative sparse ed eventuali. Ma quindi il Napoli a gennaio comprerà 700 giocatori. Questo è il Napoli. Ogni campagna, questo è un grande gioco di società. I colleghi sono bravissimi nel destare l'attenzione dei lettori, delle spettatori. Però diciamo che Schertele e Mascherano sono gli obiettivi primari. Arbeloa per giugno, forse, perché. Guarda, la verità è che è molto difficile entrare in una logica di arrivi
quando si è così lontani dalla data del mercato. Questo lo sanno solamente le società. Piuttosto bisogna capire che tipo di politica, se Napoli proseguirà nella sua politica che prevede giocatori che hanno anche un buon avvenire, quindi sono giovani, non sono svincolati, o il Napoli cambierà rotta e si dedicherà a quello che è il mercato degli svincolati, che del resto non è assolutamente un mercato di secondo ordine, tutt'altro. Basta vedere che cosa è successo alla Juventus, voglio Oriente, Pirlo e via dicendo. C'è però sarebbe per il Napoli però un fatto importante anche giornalistico, perché sarebbe un'inversione di tendenza rispetto a quello che è la politica societaria, nel senso che il Napoli ha puntato tantissimo sui giocatori che possono poi fare delle grosse plusvalenze. In questo caso, se prende uno svincolato oltre a un ingaggio abbastanza oneroso, certamente non è la possibilità di poter fare delle plusvalenze tipo come è successo con Lavezzi, come è successo con Cavani o con quelle che sono le valutazioni attuali di mercato con un giocatore come Amsic, senza venderlo, Amsic va a bilancio quella che è la valutazione attuale del calciatore. Secondo me il calcio bisogna iniziare a leggere anche in maniera un po' più difficile, attraverso questi criteri di gestione aziendale, dove il Napoli in questi anni questo ci ha insegnato, che la politica dei costi e dei ricavi è quella che premia di più e che la società segue. Quindi anche in questa ottica vanno lette le operazioni di mercato del Napoli. Giusto, e allora non ci resta che aspettare, sognare questi 50 milioni di euro sventolati da Aurelio De Laurentiis per il mercato di gennaio. Nel frattempo voi potete fare una cosa, cari amici all'ascolto: leggere tonichiavarone.it. Il lunedì invece acquistare Il Mattino, dove c'è sempre Toni Chiavarone, alle 7 su napolimagazine.com con un buon caffè, i toni azzurri di Toni Chiavarone, e poi la sera, per chiudere la giornata, perché lunedì è una giornata pesante, diamo uno sguardo a Number Two, dove c'è Toni Chiavarone. Ciao Toni, un abbraccio. Ciao Toni, buona ciao, settimana. Grazie a voi, un saluto radio ascolto tu. Buon pomeriggio a Biagio Izzo. Ciao Biagio. Ciao Biagio. Buon pomeriggio a voi ragazzi. Biagio, non ci siamo sentiti, chiedo scusa, ma no, eccoci no. qua. No, vedi che Biagio, tu sei il padrone di Napoli Magazine, fai ciò che vuoi. Ma sì, allora vedo domani, non sei proprio gli spazi. In redazione davanti il nuovo direttore Biagio Izzo. Caro Biagio, ma per quanto riguarda questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle, no? È scivolata via, non ne parliamo più, non è successo niente? Non è successo niente. Una settimana che è scivolata via è successo via di Dio, perché c'è stata questa sconfitta con la Juve che ci ha demoralizzato. Cioè, dispiaciuto, io sono dispiaciuto perché ho visto una squadra in difficoltà, una squadra che non riusciva a venire a capo, a tenere testa a questa Juve, che invece aveva tanta fame, tanta voglia rispetto a Napoli. Evidentemente magari si dice che Conte non ha dormito per tutta la settimana per questa partita, forse noi l'abbiamo affrontata con più tranquillità, no, forse non lo so. Forse non l'abbiamo affrontata proprio, no? Chissà. Secondo me due scisi sono misurato, è rimasto a casa gente. Lorenzini a un certo punto ha detto ma forse stiamo giocando, quindi giochiamocela. Comunque sì, insomma dobbiamo ammettere che la Juve ha meritato di più, al di là del gol in fuorigioco, al di là della punizione di Pirlo. È vero che sono state tre situazioni particolari, perché non abbiamo visto azioni, gol su azioni importanti eccetera, però la supremazia della Juve a centrocampo è stata purtroppo finita a centrocampo, purtroppo dobbiamo ammetterlo, dobbiamo migliorare, è una squadra che stiamo iniziando a capire certi meccanismi, la mentalità nuova rispetto all'anno scorso, la piaciuto rispettoso, dice tu papi ci vicino a luce, piano piano ci arriveremo. Biagio, ma quando De Laurentiis dice che è pronto a investire 50 milioni di euro sul mercato di gennaio, tu come reagisci? Io non la mosso, ma come detto, ma sana sulla frigge e niente per bene, 50 milioni quando assumo si mi chiesto a me e beh, è chiaro, sicuramente questo ci fa ben sperare, perché evidentemente anche lui si è reso conto che forse manca ancora qualcosa a questa squadra. È giusto che sia così, perché se si crede in un progetto bisogna sostenerlo, bisogna accompagnarlo per mano pian pianino, si cresce, si valutano le situazioni, si capiscono delle cose. Evidentemente De Laurentiis, sotto la guida
partita, ci sono stati tantissimi di Benitez, hanno capito che forse qualche situazione, qualche rincalzo va fatto, e io spero che venga fatto, anche se è difficile, che a gennaio è difficile trovare sul mercato ottimi calciatori, ma noi quest'anno siamo fortunati perché c'è un mondiale alle porte, e questo mondiale sicuramente apre le porte a quei calciatori che trovano poco spazio nei loro club, e quindi si potrebbe sicuramente avere una speranza in più, qualcuno che vorrebbe giocare, mettersi in mossa, eccetera, quale migliore occasione venire una squadra come il Napoli. Quindi tu chi compreresti? Biagio o Bigon sul mercato di gennaio? Arriva lì, signori, ho 50 milioni di euro in mano, prendo Mascherano, Skertel, chi prendi? No, a me si manda 50 milioni in mano, tu muovi di più. Io me lo fui, ma non. Ma voglio irlo cercare, scappa via. Mascherano, io metto una bella maschera in faccia, mi metto proprio. Tu a me non lo trovo proprio giù, capito? Voglio cercare. Ma pure un uomo, abbiamo visto il cambio. Si cambia tutto. Guarda Muretto, non so, Biagio il Borgio. Biagio, solo il sesso non si cambia. Tu che non si cambia, va. Anzi, approfitto, 50 milioni lo faccio per Benzino, che situazione, capito? A quel punto là ci siamo, avrei bene, ma io ci ne faremmo bene, giusto così. Però il tuo mercato da Mascherano è come a Benzino, ma tutti rispetto per Mascherano, no? Se ce l'è a lui, 50 li caccia lui, ma se mi dà mano a me sono perso. Se venite a presto a me, allora va. Mascherano è uno di quelli, ma penso che sia un po' più realizzabile Mascherano, ragazzi, non credo, non si sta allontanando, non lo so, non ho capito, non mi è ancora chiaro. Ma un attaccante lo prenderesti, Biagio o no? Pure un attaccante? Guarda, io speravo qualcosa di Zapata, se ancora capito bene. Abbiamo anche il ritorno di Vargas, da dicembre dovrebbe rientrare, quindi bisogna valutare queste situazioni. Io penso che il problema non sia tanto in attacco. Avendo anche Pander, Zapata, eccetera, secondo me il problema è più a centrocampo, in difesa, è lì che dovremmo fare qualche intervento serio. Allora, se c'è da spendere dei soldi, valutiamo bene, e con la sapienza di Benitez, che conosce questi calciatori nazionali, portare a Napoli i calciatori all'altezza della situazione. Non saprei farti dei nomi, non saprei dirti, perché non ho capito ancora, sento parlare di Antonelli, ma forse è anche giusto che si prenda un calciatore che non si sa conoscere i meccanismi di questo campionato, perché no, il Napoli non ha tempo di aspettare poi l'inserimento, la lingua, eccetera, eccetera. Però l'intervento io lo farei poi in difesa. Ultime due curiosità. Hamsik decisivo in Napoli-Parma, così spaziamo via tutte le polemiche, le considerazioni, e poi ci chiedono il Biagio aggiornamenti sui tuoi impegni, quindi vogliono sapere, a parte i 50 milioni di euro, no? Dove ti vedranno? Allora, beh, per Amusic ormai lo conosciamo, sappiamo che Amusic ha questi alti e bassi, l'ha sempre avuto nel campionato, è sempre stato un uomo di grande determinazione, poi ha queste assenze anche lunghe, eccetera, forse questo modo di giocare lo porta, si dice la fascia di capitano a responsabilità, ma non credo che siano queste cose qua. Amusic è uno che ha sempre fatto gli alti e bassi, evidentemente in questo momento non è un po' più di forma, ci sta tutto quanto, ma sicuramente Amsic non si discute, per me è il nostro top player, sicuramente non si discute. Mentre per quanto riguarda gli impegni, ragazzi, stiamo andando avanti col teatro, sto girando, torno a Napoli il 25 dicembre a Cilea, e fino al 6 gennaio, e poi dal 14 febbraio parto con il nuovo spettacolo che è come un Seneventolo, quindi vedrà fino a maggio prossimo come in tormento d'Italia, e via così, insomma. Perfetto. E allora, caro Biagio, noi speriamo di sentirci ovviamente lunedì prossimo col sorriso sulle labbra per commentare. No, speriamo bene. E poi ci avviciniamo anche all'impegno di Champions col Borussia, quindi sarà un bel modo per ascoltare. Biagio Izzo, Champions, un abbraccio, Biagio. Ciao Biagio. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche Biagio, perché presto lo rivedremo
a teatro. Caro direttore, da domani si ritorna in campo? Com'è la situazione? Ma sei totalmente fuori. No, ma io ti faccio queste domande a trabocchetto. No, ma veramente non so, documentati prima di entrare in diretta. Napoli. Ma se ci sei tu, perché devo documentarmi? Ma che ti dici? Dai, scusa, ma com'è? Nemmeno che il Napoli si è allenato. Lavoro al risparmio. Il Napoli si è allenato. E come sai la ripresa degli allenamenti era fissata per lunedì, quindi per oggi e allora hai visto? Ovviamente ci sono ancora dei giocatori in giro con le nazionali, certo. Rientrano i svizzeri Zevaili, Hiller, e poi rientra anche Hamsik, quindi può godere di rientri importanti. Ora fa Benitez, poi via via tutti gli altri giocatori che disputeranno gli ultimi impegni. Buon pomeriggio e buona settimana a Marika Fruscio. Ciao Marika, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio. Ma come si è comportato Petrazzolo in trasmissione? No, Petrazzolo è stato impeccabile, ragazzi. Cioè, senza Petrazzolo non avevamo quella chicca in più e quel prestigio in più nel programma. Quindi, insomma, grandissima presenza. Mi fai emozionare. Io, tra l'altro, ringrazio Marika Fruscio che, come sapete, se ieri a 7 gol ti ho salutato. Dai, che eri lì con, con l'orecchio attaccato al teleschermo. Dai, grazie per questo niente, saluto su 7 gold. Però parlando del Napoli, cara Marika, adesso abbiamo analizzato tutta la settimana anche in televisione quelli che sono stati un po' i motivi del KO. Guardiamo al futuro, quindi a Napoli-Parma, Napoli che deve reagire quindi con una vittoria subito, pronti via. Sì, no, il Parma è una squadra abbastanza tosta, perché comunque c'ha giocatori in gamba, c'ha giocatori comunque che sono guerrieri in campo, ecco, è una bella squadra, è una bella società. Però devo dire che il Napoli adesso dopo questa pausa sicuramente si sarà ricompattato, avrà messo le idee chiare, insomma avrà una voglia di riscossa, insomma vorrà rimontare dopo questo crollo contro la Juve, quindi insomma speriamo bene che ci sia quella cattiveria agonistica in campo e questa voglia di fare il risultato, ecco, di dimostrare che comunque il Napoli è ancora in lotta per lo scudetto e per grandi traguardi, per cui contro il Parma sarà proprio la dimostrazione dei nostri proprio che ci sono in campo, che ancora non ci hanno ferito ma non ci hanno ucciso, ecco, questo è il motto che ci sarà in partita. Quindi Napoli ferito ma ancora non sono riusciti a tagliarsi le gambe, quindi sono sicura che il Napoli farà la partita e insomma ritroveremo insomma quell'armonia in campo che ci serve proprio per andare avanti, perché è quella che dobbiamo recuperare, no? L'armonia, la giusta coordinazione in campo, il giusto sprint, proprio quello che ci ha sempre caratterizzato in tutte le partite. Da chi ti aspetti invece la svolta? C'è un giocatore che secondo te deve prendere in mano questa squadra? Higuain. Allora, secondo me Higuain dovrebbe rivedere un pochettino quello che è il suo personaggio, insomma l'abbiamo preso a 40 milioni di euro, ci aspettiamo grandi cose, bene, è ora di dimostrarlo, perché proprio adesso, cioè dopo la sconfitta contro la Juve, il Napoli deve essere proprio preso per mano, e chi se non da Higuain, che è leader, che è stato anche leader nel Real Madrid, insomma deve riprendere in mano questa squadra e portarla avanti, quindi non solamente lui si deve posizionare in avanti, ma deve proprio portare la squadra in avanti, cioè deve insomma trasformarsi in Cavani. Domani vogliamo vedere un Higuain made in Cavani. Ma non è facile, cioè, deve essere veramente una bella sfida questa che stai lanciando. È una bella sfida, però ecco, il fatto che lui arretri un attimino, che non sia solo lì a aspettare i palloni giusti, i palloni giocabili, ma il fatto che Higuain riesca anche un po' ad arretrare, andare al centrocampo, ad aprire gli spazi, a recuperare il pallone, questo ci fa capire che probabilmente è un Higuain cambiato, cioè un Higuain che comunque vuole prendere in mano la situazione a tutto campo, come faceva Cavani, insomma, quando non gli arrivavano i palloni cosa faceva? Arretrava, se li andava a prendere, correva in avanti, quindi un grande campione a tutto campo, e vorremmo vedere lo stesso atteggiamento da Higuain, almeno personalmente, ma penso che comunque tutto il Napoli voglia vedere un Higuain e un Higuain
se vale veramente 40 milioni di euro, cioè te lo faccia vedere in campo questa volta, perché ha bisogno di ritornare a guerreggiare in campo, di ritornare ad acquistare quelle sicurezze che con la Juve purtroppo sono sono decadute, ecco questa. Marica, ricorda i tuoi appuntamenti. Ricordiamo tutti gli appuntamenti, allora su 7 Gold naturalmente seguitemi sempre perché c'è un calcio spettacolo, si parla di tutto, quindi di Napoli, di Milan, Inter, abbiamo un parterre eccezionale e poi ogni mercoledì vi aspetto su TV Luna Napoli con Carlo Albino, Angelo Pompamene, insomma tanti ospiti per parlare invece specificamente del Napoli, quindi in maniera più approfondita degli azzurri. Naturalmente si parlerà delle partite, della Champions, degli acquisti, perché adesso è periodo di acquisti, tra un po' gennaio è un periodo caldo per questo tema, e vedremo un attimino di snocciolare tutti quelli che sono gli argomenti che concerne la nostra squadra. E il lunedì come sempre a Radio.0 con Napoli e Magazine. E poi il lunedì Radio.0 con voi, quindi con Paltrazzole, con tutti i nostri ascoltatori, Michele Sibilla, proprio per fare il punto della situazione. E non è poco. Ciao Marica, un abbraccio. Ciao Marica. Un abbraccio a tutti voi, ciao ciao ciao, sempre Forza Napoli. Ciao. Sempre, ciao, ciao. Sempre. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.